Buonasera, bentrovati da Patrasso, Beach Games, Grecia. Grecia, con l'ingegner. Con l'ingegner Gianluca Allegretti. Io stavo per dire Allegrini, no? Perché il presidente. No, sembra che porti bene Allegrini e Allegretti. Peraltro tanti saluti al papà perché è un giudice arbitro, esatto, del Pinnato. Anche la mamma. Cioè tutto in famiglia. Tutto in famiglia. Quindi non poteva altro oggi che succedere di portare a casa 400 pinne, sì, un argento meraviglioso. Sì. Sono molto soddisfatto, specialmente per la medaglia che è veramente bella. Pesante, vero, senza parola. Mi paga di sforzi enormi perché è un po' il giro della morte, no? I 400. Sì, sì. Poi comunque diciamo che verso fine agosto, inizio settembre la stagione inizia a essere lunga, quindi appunto, decisamente, cioè, lunga. E voglio dire, qui a Patrasso di acqua ne sta passando sotto, sì, tutti i ponti, come si dice. A chi la dedichi? Ah, la dedico alla mia famiglia, beh, al mio allenatore e anche alla mia ragazza. Ah beh, pure, cioè, pure che non è qua. No, la ragazza che è a casa. Non c'entra niente con l'uomo. Che ti avrà mandato tanti cuoricini. Esatto. si spera. No, hai acceso il telefono, sì. No, non c'è una miriade di... Caro ingegnere, cambierebbe anche a fare il nuotatore, diciamo così, militare, no? Sì, non sarebbe... Perché sono un atleta di questa caratura, corporatura. Non sarebbe male. Non sarebbe male, quindi chi deve ascoltare, ascolti. Sì, sarebbe un bel... cioè, sicuro mi permetterebbe di nuotare molto più a lungo. Lui lo fa con passione, con dedizione, con risultato, perché vincere un Beach Games, che poi è un... diciamo solo le Olimpiadi del Mediterraneo. Sì, bella manifestazione, vero. È la prima volta che partecipo, veramente bella manifestazione. Un po' meno l'organizzazione, ma quello lo diciamo. Sorvoliamo perché. Sorvoliamo sull'organizzazione. Vediamo se c'è qualcuno che ci può portare da una parte all'altra con i pullman un po' più rapidamente. Ma queste sono cose. Sono molto tranquilli i greci. Sono cose di non hanno fretta. Tutte queste cose qua. E prossima gara? Prossima gara io faccio il fondo tra due giorni, la staffetta 4x2000. Con altre 4x2000 4x2000 e tanto quella pinna si va rapido. Sì, però è sempre difficile e proviamo, andiamo alla vittoria senza... Mi piace senza questa cosa, perché uno arriva con la medaglia già importante, dice ambisco alla vittoria, sì, quindi sì, ha, sì, la faccia di quelli che se toccano. No. Ti hanno regalato qualcosa? Fiori. Ah, ammazza. Ah, grazie, sì, così li porta la mia mamma che ama molto. C'è un po' di... Fiori veri, tra l'altro. Sono fiori veri. Che è già strano. Sono fiori veri e sono i profumi della Grecia che ti hanno portato molto bene. Quindi stasera, stasera letto presto, caro Gianluca. Ah, per una 4x2000. 2000, insomma, bisogna... C'è bisogno di dormire. Poi si riesce a trovare il fenomeno, il divo. Adesso se lo troviamo in mezzo alla tribuna di Stefano Figini. Figini, il mito che... c'è una certa, quindi... C'è una certa, però vince dopo sempre lui. Tanti saluti con questi fiori benaugurali che hanno molto di azzurro, perché oggi con l'azzurro italiano del nuoto pinnato concludiamo la serata pieni di medaglie. Grazie. Grazie a te. Alla prossima con Swim Beats. Ciao. Ciao.